Il dibattito innanzitutto è un dibattito surreale che si svolge solo in Italia e in tutti i paesi interessati, questo dovrebbe, gli ascoltatori dovrebbero saperlo. Il dibattito è molto semplice, esiste uno strumento che si chiama il meccanismo europeo di stabilizzazione che ha al suo interno una particolare strumentazione, una facility come si dice in gergo, che può essere utilizzata per ragioni precauzionali senza condizionalità e che in questo caso dovrebbe essere adattata a utilizzare risorse importanti, come il servizio diceva, 37 miliardi nel caso dell'Italia, per rafforzare la lotta al coronavirus. È un'opzione possibile che viene offerta ai paesi che ne vogliono fare uso senza condizionalità, quindi si tratta di risorse che altrimenti dovrebbero essere trovate in altri modi. E qui vorrei aggiungere una cosa, dietro questo dibattito surreale sul MES, c'è l'idea, spesso esplicitata, a volte no, che tanto siccome c'è la BCE e sono stati eliminati tutti i vincoli alla politica di bilancio nazionale, cose assolutamente sagge, non ci saranno mai problemi di finanziamento. Questo è veramente un imbroglio degli italiani, perché una parte di finanziamento dovrà essere trovata sul mercato e potrebbe essere trovata a condizioni molto peggiori di quelle che adesso abbiamo a disposizione.